Maradona era caduto in un pozzo dove la droga era la sua unica compagnia. E quando finì la partita, Maradona ha mai chiesto di essere ceduto. Voleva andare via da Napoli. Ma io non volevo vendere Maradona. Lo volevo far stare qui ad ogni costo. Diego non aveva la testa per restare in Italia. La vita notturna se lo stava divorando, oltre al fatto che la mafia si era impossessata di lui. Io credo che él sabía que la cocaína lo estaba tomando por completo. Y era el punto débil. Era como manejarlo a Maradona con su adicción. Forse inconscientemente, tanto Corrado Ferlaino, presidente del Napoli, come Carmine Giuliano, facevano tutto il possibile per far restare Maradona, fino al punto che la legalità passava in secondo piano. Diego era indispensabile. Però non c'era questa severità nel controllare il doping. Probabilmente un altro faceva pipì al posto di Maradona. Può essere, io non lo so. Finché Maradona ha giocato, noi abbiamo vinto. Tutti sapevano che l'Italia faceva male a Maradona, ma si era già trasformato in un prodotto del club e della mafia. Él sufrió mucho de ciático, de dolor de cintura. Él se hacía 4 o 5 infiltraciones en distintos lugares para poder jugar al otro día. Y Diego mordía la almohada del dolor que sentía. Era brutalmente perjudicial. Pero estos eran tipos que se dedicaban al mundo de los negocios y lo único que les importaba era sacar el mayor provecho de él. Se terminaba hecho pedazo, ¿qué se joda? Diego Maradona era il dio di Napoli. Se lui giocava la squadra, vinceva e la città festeggiava. Ma inoltre serviva alla mafia per farsi pubblicità. E ovviamente a nessuno importava come stava davvero il fenomeno argentino. Per loro era solo un prodotto. Maradona si sentiva solo e trovava consolazione nella droga. Claudia si quedava con las nenas. Llegaron ya. Yo salí a tomar algo con mis amigos. Ahí tomamos cocaína. E le peggiori paure di Maradona uscivano fuori quando doveva affrontare le sue figlie piccole. Io con la droga entravo a mi casa e quando la veía a mis hijas tenía miedo. Así que me cerraba el baño. Si era arreso davanti a tutta quella situazione. El mio capo Ferlaino. Quando lui vuole giocherò. Diego non era felice e la gente aveva iniziato a notarlo. Ma sarebbe stato nel Mondiale d'Italia 90 che sarebbe diventato una persona non grata. Aveva eliminato i proprietari di casa a Napoli. The protection he had collapses. He's no longer protected against the press, the judicial authorities, the tax authorities. The backlash is nasty. Quella nuvola nera che lo accompagnava era caduta su di lui. Era rimasto intrappolato nei problemi giudiziari connessi con la mafia e il narcotraffico. Subito dopo sarebbe scoppiato lo scandalo del doping e alla fine la sua immagine sarebbe sprofondata a picco. La squalifica per un anno è stata la scusa finale che ha usato per andarsene. La gloria faceva parte del passato. Adesso al suo posto c'era la solitudine. Quando arrivai a Napoli, a me mi furono a ricevere 85.000 persone. Quando mi fui, me quedé solo. No, es un psiquiátrico. Ah, es un psiquiátrico. Donde uno no puede conversar, uno tiene que estar a disposición. Te entiendo. No. Uh-huh. La veo a mi hija y no. Que seguir peleando. Vos peleaste siempre y es, sí, esta es otra batalla más. Estoy perdiendo por loca. Transformó al club en uno de los más poderosos, no solo de Italia, sino de toda Europa. Además de lo que hizo dentro de la cancha y de poner al club en lo más alto, la ciudad lo recuerda como un artífice de aquella lucha entre los más pobres del sur de Italia y los más ricos del norte de Italia.